28 dicembre 1964. Al 21esimo scrutinio, con 646 voti su 963, Giuseppe Saragat viene eletto quinto presidente della Repubblica Italiana. Onorevoli deputati, onorevoli senatori, invito il Presidente della Repubblica a prestare il giuramento prescritto dall'articolo 91 della Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Presidente dell'Assemblea Costituente dal 1946, Saragat aveva rassegnato le dimissioni per fondare con l'ala moderata del Partito Socialista Italiano, nel gennaio 1947, il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. Muore l'11 giugno 1988. Quando si parla di Giuseppe Saragat, si dice solitamente che egli è Presidente della Repubblica o Capo dello Stato. Sarebbe forse più giusto dire che egli è il primo cittadino d'Italia, quegli al quale tutti gli italiani fanno riferimento quando parlano di popolo, paese, patria. Ci impersona tutti. È un anno che Giuseppe Saragat adempie a questa funzione che è insieme di guida e di rappresentanza. Come nelle famiglie, se non si è d'accordo o solo bisogna prendere una decisione grave, i figli guardano al padre, sicuri che farà le cose secondo giustizia, così tanti cittadini vedono nel Presidente della Repubblica l'arbitro delle eventuali discordie, il giudice al quale possono ricorrere con fiducia in caso di necessità. Non è poi un'idea lontana dal vero. Anche nel particolare, ossia nella vita intima, il presidente Saragat è soprattutto il buon padre di famiglia. Qui lo vediamo nella vita d'ogni giorno, dopo il lavoro. Il presidente non ama le luci della televisione e, sebbene garbatissimo, non tollera facilmente che gli si dia fastidio in casa sua. Così abbiamo dovuto ricorrere a queste fotografie che ce lo mostrano quale egli è veramente fuori servizio. Si sa che i gusti di Saragat sono semplici. Ama leggere molto, passeggiare all'aria aperta, conversare con tutti quelli che l'avvicinano. È sempre spontaneo, nel senso che non nasconde mai il suo pensiero. Va diritto al giudizio, esprimendolo in forma chiara. Ma la sua grande passione sono i nipotini, coi quali trascorre gran parte delle ore libere. Tutti i giovani, del resto, hanno l'affetto e la simpatia del presidente, che vede in essi l'avvenire. Questo affetto si esprime anche fuori della famiglia. Si sa che per onorare la memoria della moglie, Saragat si rese promotore alcuni anni or sono, quando era semplice deputato, d'un'opera di assistenza e di educazione professionale per bambine che ha sede in Anzio. Il presidente si reca spesso a visitare questo istituto. Lo vediamo assieme al Papa all'inaugurazione. Saragat ha il suo ufficio a Roma, nel Palazzo del Quirinale, uno dei più belli e fastosi d'Italia. Qui riceve le personalità che si recano a trovarlo. Qui tratta i gravi affari della politica. Ma l'abitazione di Saragat non è nel Palazzo del Quirinale, bensì durante i giorni della settimana in un semplice e moderno appartamento situato nella cosiddetta palazzina,
posto all'estremità del grande edificio. Durante quest'anno, dal momento delle elezioni in poi, il presidente ha avuto molto da fare. Disse quando fu eletto: voi mi avete affidato con la più alta magistratura dello Stato la custodia dei supremi valori della patria. Con animo commosso, ma con ferma volontà, mi accingo ad adempiere il mandato affidatomi.